ma è senza dubbio molto importante. Giffoni Macedonia è una realtà ormai consolidata, è arrivata alla 9ª edizione, ma devo dire in tutti questi anni è diventato veramente qualcosa di speciale, di unico nel panorama balcanico e nel panorama di questo paese. Quest'anno c'è grande entusiasmo perché finalmente il festival torna in presenza, almeno parzialmente, anche con le limitazioni imposte dal Covid, ma percepiamo un forte entusiasmo da parte dei giovani, da parte delle famiglie, perché ormai è diventato un appuntamento fisso e devo dire anche un elemento essenziale e importante delle nostre relazioni bilaterali a livello culturale. Giffoni riparte dalla Macedonia, qui a Skopje. Per noi è un segno veramente importante di una ripartenza vera, una ripartenza sana. Ne abbiamo coinvolto per questo grande evento oltre 200 giovani macedoni e tanti hub nazionali e internazionali che partecipano attivamente a queste bellissime giornate, dove appunto c'è la possibilità di poter non solo vedere i film ma anche effettuare dibattiti e tanti workshop online. Un'edizione veramente molto importante. Noi qui per Giffoni siamo una delegazione fisica in presenza proprio per poter far sì che in queste giornate possiamo coinvolgere i ragazzi in questa nuova galassia che è il Giffoni. Tanti lungometraggi, tanti cortometraggi, tanti workshop innovativi anche su come si possono individuare i nuovi prodotti che il mercato offre. Insomma, noi siamo felici di ripartire qui a Skopje anche perché la nostra collaborazione in questo territorio è molto forte ed è molto sentita, perché dal 2013 organizziamo tante attività non solo legate al festival ma anche attività legate soprattutto alla formazione e alla cultura sul territorio e alle radici italiane molto ben radicate. Qui ovviamente sarà con noi questa sera, quindi ringraziamo tanto la presenza dell'ambasciatore e del primo ministro che sarà qui appunto con noi per celebrare insieme questa bellissima serata di inaugurazione al festival. Da Giffoni e quindi da me un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che partecipano a queste giornate e che sono sicuro che vivranno nel miglior modo come loro sanno fare, perché ricordiamo che i giurati, ma in sé per sé i ragazzi macedoni, sono sempre molto attivi, preparati e forti negli ideali, tant'è vero che si contraddistinguono in tutto il mondo e soprattutto anche a Giffoni per la loro espressività, e quindi a loro da Giffoni gli rivolgiamo un grande in bocca al lupo per queste bellissime giornate. Dalla Macedonia del Nord parte anche in un modo per il momento soltanto visionario il nuovo percorso di Giffoni all'estero. Riapriremo i nostri hub e porteremo dove c'è stata richiesta la nostra esperienza ormai di oltre 50 anni.